Bentrovati, Davide il Critico. So di essere stato assente numerosi giorni, numerose settimane, ne sono consapevole, ma come voi stavo vivendo il sogno azzurro. Tutta l'attenzione mediatica e di qualsiasi persona seguisse il calcio si è concentrata esclusivamente sulla nazionale. Come è giusto che sia, a parte i tifosi della Salernitana che hanno come presidente una persona che fa un po' che gli pare, ma questa cosa qua è dettata da chi gli permette di fare qualsiasi cosa, ovvero una federazione italiana che probabilmente piano piano sta perdendo sempre di più una credibilità che per molti era già scomparsa, quindi non so quale stia perdendo. Comunque, chiudiamo questo capitolo e parliamo degli affari nostri, parliamo delle cose nostre. Si è conclusa una stagione, considero conclusa la stagione dal momento in cui i ragazzi si sono ritrovati a Bologna, poi stanno partendo per Pinzolo, quindi siamo proprio all'inizio di una nuova stagione. Chiaramente la sfortuna ha colpito Barro, che speriamo si riprenda presto. Ma prima di pensare un attimo al mercato, ci tengo a fare un piccolo passo indietro. E vorrei racchiudere questo episodio per quanto riguarda la vecchia stagione, quella appena conclusa. È un po' snervante, stancante, stomachevole, disgustoso che tutte le volte che un dirigente del Bologna parla, o un allenatore anche, parla a radio non locali, abbia sempre una parola negativa. Cioè, ci lamentavamo del fatto che i nostri al di fuori delle mura non parlavano mai della città. Ma se devi andare a parlare a Radio Napoli, Radio Roma, Radio quel che ti pare, a dire che a Bologna non sanno neanche chi è Bielsa, ma molto meglio il silenzio, è molto meglio il silenzio, aspetta. Molto meglio il silenzio, ma moltissimo meglio il silenzio. Ma tutte le volte che vedo una dichiarazione, a parte che non è mai, quasi mai a Bologna, e poi non c'è mai una roba positiva. C'è sempre quella sfumatura, come tra l'altro una sfumatura che a volte mi viene da dire: ma scusa, ma tu che parli del Bologna? Ma lo sai che ci lavori? Sveglia! Cioè, questo mi viene da dire. E c'è sempre quella sfumatura un po' di superiorità verso la piazza. Buona, buona. Cioè, io quella di Sabatini la considero ultimamente un'operazione simpatia. La sua è un'operazione simpatia, ovvero che sta riuscendo a farmi stare più simpatico di lui Bigon. Capito? Uno che praticamente emotivamente non è in grado di darti niente, però sembra che, per quanto riguarda il lavoro, stia dando dei risultati. Quindi nessuno discute la sua professionalità, però diciamo che mediaticamente parlando non è proprio l'entusiasmo fatto persona. Comunque queste dichiarazioni mi hanno dato fastidio e vorrei che ogni tanto si parlasse un po' più con senso di causa e in modo un po' più propositivo. Buona. Parliamo della nuova stagione. Iniziato il mercato e ci sono già state le prime mosse. Delle mosse non scontate. Abbiamo riscattato Barro, abbiamo riscattato Soumarò, abbiamo scelto che Anto non facesse parte del nostro progetto. Ci sta, ragazzi, l'allenatore è Sinisa, ci ha fatto capire in tutti i modi che Antov non ci stava a dire niente in questo Bologna, ce l'ha fatto capire in tutti i modi, piuttosto che far giocare lui una volta mi ha chiamato a me, cioè si capiva che Antov non aveva spazio in questo Bologna. Poi potete dire, era giovane, prima esperienza, qui, là, sì, va bene, però l'allenatore, almeno i giocatori tocca che gli scelga, quindi io l'avevo già capito che Sinisa non l'avrebbe voluto tenere e L'abbiamo fatto andare via. Ho parlato brevemente di una cosa. Abbiamo riscattato Soumarò. Soumarò è uno di quei giocatori per cui bisogna fare i complimenti a chi l'ha trovato. Perché non solo ha trovato un giocatore fortissimo, perché è fortissimo, ma l'abbiamo pagato anche 3 noccioline. Quindi complimenti a chi ha ideato questa operazione. Non è che siamo qua solamente a criticare. Guardiamo anche le cose positive. Che ci sono, come l'acquisto di Bonifazi. Apriamo un grandissimissimissimissimo scatolone in cui mi tuffo per parlare di Bonifazi. Allora, Bonifazi è un calciatore che abbiamo preso dalla SPAL e lo so, anch'io quando penso a Bonifazi me lo immagino con quella maglia lì e mi dà fastidio, ok? Mi dà fastidio. Come guardare la tua amorosa nelle foto vecchie col suo ex. Ti dà fastidio, non c'è niente da fare. Poi il tuo ex è magari anche il tuo migliore amico, quindi ti dà ancora più fastidio. Un gran fastidio. Però stiamo un attimo coi piedi per terra. Questo è un giocatore che la SPAL valutava 11 milioni 2 anni fa.
ok? È andato anche nel giro della nazionale, giovanile, però è stato nel panorama della nazionale. Ha fatto della Serie A, perché ha giocato all'Udinese, è vero, è una squadra che faceva tutto tranne che calcio, sono consapevole, però ha giocato in Serie A. Hai preso questo giocatore e l'hai pagato 5,5, quindi la metà di quello che era stato pagato. È un ragazzo giovane, ma non troppo, ok? Perché? Qual è il motivo di tutto questo accanimento? Certo che preferivo anch'io Benatia, certo, ma grazie, ma preferivo anche De Vrij, ve siamo tutti consapevoli. Però un giocatore così, a queste cifre qua, io la considero un'ottima operazione, o perlomeno un'operazione che domani non ti ha, diciamo, messo in croce il campionato. Non ti vincola in niente, non hai sicuramente toppato l'acquisto, ok? Perché è assurdo che noi oggi siamo qua a criticare Bonifazi e invece eravamo, perché io me lo ricordo, eravamo contenti, non dico entusiasti, però contenti quando abbiamo sentito che arrivava a Bologna Denswil. Un nome esotico, ha giocato al Bruges, ha giocato qui, ha giocato là, anche in Champions League, anche in Europa. È arrivato qua, ragazzi, cioè, da conato, cioè, non, preferiamo un nome esotico. Perché è esotico. Cioè, Bonifazi è un giocatore che io avrei preso domani a quelle cifre lì, state scherzando. Poi se mi dite, non ha la PIL, non è il centrale che ti fa andare in Europa, sì, lo so anche io, va bene. Ma tanto in Europa l'hanno già detto che non ci andiamo. Cioè, quest'anno gli obiettivi sono un po' vaghi, perché un punto in più, eccetera, non si capisce niente. Però, secondo me, nel non capire l'obiettivo, alla fine ci guadagna chi dovrebbe raggiungergli quegli obiettivi perché non si sanno. Questo è il mio pensiero su Bonifazi. Non sono contento perché non è arrivato De Vrij, ma non sono neanche arrabbiato, sono abbastanza soddisfatto. Preferisco Bonifazi anche a Gianco. Sembra assurdo, ma lo preferisco anche a Gianco. Ragazzi, Gianco ha fatto 2 anni che non si guardava. Sono stati meglio i 2 anni di Bonifazi scorsi o i 2 anni di Gianco? Perché se valutiamo i giocatori per mesi, ha fatto molti più mesi Bonifazi di Gianco come giocatore di pallone. Poi ha giocato nell'Udinese, vabbè, è una squadra di buttafuori, sono tutti alti. Tra l'altro Bonifazi è un armadio, beh, io sono l'opposto, però è un armadio, ragazzi. Quindi, comunque anche una stazza di centimetri ci servivano. Abbiamo preso anche Van Hooijdonk, ad esempio, è più entusiasmante Van Hooijdonk? Sì, non sappiamo chi è. Ha giocato nella Serie B olandese, adesso magari è un fenomeno, nessuno lo mette in dubbio, però io non sono entusiasta, non so chi è, non l'ho mai visto giocare a pallone, non posso affidarmi su YouTube, io sono già scottato dal video di Skovolsen, cioè se guardo YouTube e guardo i giocatori che compriamo, guardo il video di Santander e guardo il video di Skovolsen, mi immagino di avere oggi al Bologna Gullit Van Basten, e invece no, Mille Shiro, cioè, tutto un altro mondo. Quindi, sto prendendo tempo, perché tanto alla fine si va sempre a parare su quell'altro, che in teoria dovrebbe far stare in panchina Van Hooijdonk. Arnautovic. Non parleremo del suo carattere, perché non me ne frega niente, non faccio l'educatore. Non me ne può fregare di meno, finché non butta la maglietta per terra e ci sputa sopra, per me lui può andare a fare tutto quello che vuole, è un libero cittadino con capacità di intendere, di volere. Per quanto riguarda invece la trattativa con i cinesi, perché adesso sono i cinesi il problema, io sono convinto che questo giocatore verrà da noi, ne sono convinto, però nutro un po' di perplessità, cioè non è perplessità, ho un po' di paura. Un po' di paura, perché se questo qua non dovesse venire, ragazzi, ma ci siamo sbilanciati un pelino troppo? No, dico, un pelino troppo, sono 6 mesi che ce la menate che sta arrivando. Ripeto, sono convinto che arriverà, nessuno lo mette in dubbio, ed è un bellissimo colpo per questa piazza e sono molto felice di questo. Ma facciamo finta che ci sia un Davide Critico in un universo parallelo in cui questo giocatore non è arrivato. Beh, però Sabatini a quel punto lì, cioè, è stata grandissima, anche Sinisa, cioè,
non perché Sinisa c'entri nella trattativa, ma perché comunque si è sbilanciato in modo abbastanza evidente anche lui. Cioè, abbiamo preso, prendete un palo grande come una casa. Non so, nel mercato io poche volte ho sentito sbilanciarsi così tanto. Però comunque, alla fine, il motivo per cui Arnautovic non è ancora arrivato è un motivo economico. Il Bologna non vuole pagare i cinesi non hanno una situazione chiaramente instabile, ci sono stati molti cambiamenti all'interno delle regole del campionato cinese e nella Cina in generale, quindi il problema per cui Arnautovic non sta arrivando a Bologna non ha a che fare con il Bologna Calcio. Bene, a me non me ne frega niente, io spero comunque che sto ragazzo arrivi. E ci credo veramente tanto, perché è il giocatore che può farti fare un salto importante verso l'alto. Quindi lo aspettiamo. Il mercato, anche se arriva Arnautovic, secondo me non è assolutamente sufficiente per garantirti un'Europa. L'ho già detto prima, sicuramente non è nemmeno negli obiettivi della società raggiungere l'Europa. Io gradirei che ci fosse ad oggi un qualcuno che non sia Mihajlovic, perché non è nessuno per dirlo, che salti fuori e dica, un Sabatini per esempio, magari anche a una radio di Bologna, e salti fuori dicendo, quest'anno noi dobbiamo fare X punti, quest'anno noi dobbiamo fare X posizione, non quest'anno noi dobbiamo andare nella parte sinistra della classifica, anche perché se poi arrivi primo nella destra cosa fai? Fai saltare Sinisa? No. Chiedo, perché di solito nelle aziende funziona così, se ci sono degli obiettivi e non vengono raggiunti qualcuno ne paga le conseguenze. Noi non diamo obiettivi in modo tale che non ci saranno mai delle conseguenze verso nessuno. Quindi, tornando a parlare del mercato, cosa serve a questa squadra per raggiungere un ipotetico posto nella parte sinistra? Ci manca ancora un centrale, che a sto punto non capisco perché abbiamo fatto andare via così Danilo a cuor leggero, perché comunque in panchina te lo potevi anche tenere. Mettevi Bonifazi su Mauro Centrali, lo so anche io, non è Benatia, però quelli ci sono. E poi davanti metti Arnautovic, comunque ti servirebbe, dal mio punto di vista, un altro centrale, assolutamente. Assolutamente. Perché non puoi farti un campionato pericoloso come l'anno scorso a livello difensivo. Cioè, se l'anno scorso non ti fosse arrivato il Sumoro di turno a gennaio, campa cavallo che l'erba cresce, adios, quindi siamo messi così. Adesso aspettiamo di capire questa Arnautovic che a quanto pare ci sta bloccando completamente il mercato. L'altra mia paura è che sto ragazzo arrivi l'ultimo giorno e sarebbe veramente un problema, sarebbe un problema perché non hai provato niente e arrivi alla prima di campionato un po' spaesato, anche se è vero che quelli forti fanno presto poi a integrarsi. Ti ricordo di iscriverti al canale, mettere mi piace al video e di andare su YouTube a seguire la pagina, andare su Instagram a seguire la pagina Davide il Critico. Tornerò più presto di queste settimane che non sono stato presente, però ragazzi c'era la nazionale, dai, non ne parlava del Bologna, devo parlarne io. Forza Bologna sempre, comprate la maglietta nuova perché è molto bella e anche se non pensate che sia bella compratela lo stesso. Forza Bologna, ciao!